il legame fra un documentario su una periferia come Quarto Giaro e il Festival Internazionale della Poesia? Beh, il legame è ben spiegato, perché come la poesia nasce dagli anfratti più nascosti dell'animo umano, così la periferia si muove lontano dal centro, lontano quindi dai lustrini, dai monumenti, dalla bellezza, e lo fa con arte, creatività, cultura, fame di riscatto sociale, e in tutto questo riesce a produrre poesia che a Quarto Giaro è visibile nella bellezza dei suoi luoghi come Villa Scheibler, il parco di Villa Scheibler e i bellissimi murales e la bellissima dimensione umana che caratterizza questo quartiere. 57 Quarto Giaro è un documentario che è nato dall'idea di raccontare un quartiere e raccontarlo nella maniera più corretta possibile, cioè fuori dai pregiudizi e da quello che questo quartiere si porta ingiustamente dietro. Quarto Giaro è un quartiere molto bello, pieno di attività, di associazioni, un quartiere che sta rinascendo da ormai molto tempo e che sta lavorando con tantissime associazioni, cittadini, per migliorare la vita nel quartiere, per migliorare l'immagine del quartiere agli occhi non solo di Milano ma del resto d'Italia, che purtroppo continua a considerare Quarto Giaro negativamente, come non dovrebbe essere.